Ciao a tutti da Poderac, bentornati in un nuovo unboxing. Questa volta sono con tanti pacchi Amazon e uno dalla Cina. Questo qui sapete benissimo che cos'è, ve l'avevo anticipato quando ho acquistato questa plafoniera e finalmente è arrivato da Banggood. È una cosa molto molto semplice, si tratta del Dreamer. Me l'avete detto in tanti che si chiama Dreamer, non Trimmer. Ed è quel dispositivo della Elight che ti permette di controllare la plafoniera senza per forza utilizzare l'applicazione. Adesso devo cercare di capire come si apre sta roba. Non vedo le linguette. Allora, apro la linguetta e vediamo com'è composta questa, come è composto questo Dreamer. La sapete la cosa bella? La cosa bella è che non dovete attaccarlo al muro. In teoria ci sono degli adesivi che mi permettono di utilizzarlo senza per forza appunto attaccarlo da qualche parte. Qui c'è scritto premi, ma c'è già la batteria. Qui nella parte posteriore posso mettere l'adesivo, devo solo togliere la pellicola e il gioco è fatto. È un bel prodottino che mi permetterà di regolare le luci senza per forza chiamare l'assistente vocale, senza utilizzare l'applicazione. Vediamo qualche altro pacco qui, vediamo questo qui, semplice semplice di Amazon. Ma in realtà non potevo spostare tutti questi qui nel frattempo, invece di non capire niente e lavorare con difficoltà. A posto. Apriamo questo pacchettino e cosa c'è dentro? C'è... bellissimo, questo l'ho chiesto a Oki, è il nuovo mouse Elite di Oki. Oki ultimamente sta lanciando dei prodotti davvero di alto livello, almeno sembrano, poi bisogna vedere se effettivamente sono prodotti che valgono. Nella maggior parte dei casi è così. Vediamo, e questo qui l'ho scelto perché assomiglia tantissimo a un mouse di Logitech, guardate. Questo qua è molto interessante perché è wireless e si può ricaricare attraverso il cavo che è Type-C. C'è anche il driver, è molto figo, devo dire che il design mi piace e sicuramente lo proverò. Io ho un Logitech G502, costa circa 90-100 euro ed è un bel mouse. E voglio vedere se questo qui, che più o meno costa 50 euro, riesce a competere. A proposito, in questi pacchi ci dovrebbe essere qualcosa proprio... riguarda i computer, mamma mia, quando ho visto che è ritornata su Amazon quell'azienda ho detto no, devo assolutamente ricomprare un computer. Ah, questo qui è il mangime per le tartarughe, no, più che mangime è la macchina che distribuirà il cibo delle tartarughe in automatico. In realtà è per i pesci questo, però facciamo che sarà per le mie tartarughe. Questo distributore dovrebbe essere anche ricaricabile, non c'è la batteria da mettere ogni volta, c'è proprio già l'alimentazione, infatti vedo che è più o meno acceso. Questo è il serbatoio che si può regolare sia in termini di quantità di cibo, sia ogni quanto deve ruotare. Non so perché, ma c'è uno strano olio qua. Che cacchio è sta roba? Questo qui serve per attaccarlo al vetro dei pesci, ma in realtà si può smontare in questo modo. Lo mettete su un piano. Mi si è scaricata la batteria della Canon, l'ho dovuto cambiare. Tra l'altro ho scoperto che le batterie mi stanno morendo, non so perché. Boh. Comunque, cosa stavo dicendo? Questo qui è un distributore automatico per il cibo, è ricaricabile, infatti dentro c'è il cavo di ricarica. Sicuramente non vi porto una recensione, ma nel caso siete interessati vi lascio il link qui sotto in descrizione. E già qua abbiamo riempito metà scrivania. Qui dentro cosa c'è? Vediamo subito. Poi questa settimana sono successe tante disgrazie, soprattutto con questi fulmini, e forse questo è il pacco che riguarda proprio loro e vi spiegherò cosa è successo. Ah no, niente, scherzavo. Questo è il caffè, per chi è interessato, io bevo questo caffè, ottimo. Io ho la macchinetta che macina il caffè, quindi compro i chicchi. Questi qui erano in offerta, mettiamoli da parte. Questo è quello che riguarda i fulmini. In poche parole, mi è saltato un UPS, non quello nuovo che ho acquistato, per fortuna lui ha retto. Mentre stavo al computer ho sentito un botto, tipo una bomba, è esploso un fulmine vicino a casa mia, saltata tutta la corrente, saltato il salvavite, tutto, ed è saltato un UPS. Ok, l'UPS dove è collegata la TV, dove è collegato il computer di mio papà, dove è collegato un po' anche il router, un po' di roba. Ed è completamente saltato, proprio si sentiva puzza di bruciato. Probabilmente è saltato il fusibile, ma secondo me
ha fatto altri danni. Gli elettrodomestici collegati a lui invece non è successo niente, tipo la TV niente, il computer si è acceso, anche una stampante c'era collegata, anche lei tutto tranquillo. E ho detto: ma senti una cosa, abbiamo buttato 40 euro di UPS, ma almeno non ne abbiamo spesi 1500 per tutte le robe che eventualmente si sarebbero rotte. Il mio computer con l'UPS da 170 euro della APC ha retto e funziona ancora l'UPS, quello lì della era della Trust da 800, questo qui è da 750, ma costava 39 euro, ho detto ma sì, tanto una TV, un computer lo reggerà sicuramente. Questo è molto molto economico, ve lo consiglio assolutamente, soprattutto in questo periodo dove ci sono questi tornadi, dove ci sono queste tempeste, ecco, i fulmini fanno disastri e lo fanno anche con la messa a terra. Io c'ho la messa a terra qui, però se un fulmine becca il punto giusto vi fa una strage. Questo qui è anche abbastanza leggero e compatto, vediamo un po' se riesco a uscirlo dalla confezione. Questo qui è dalla Tecnoware, un'azienda italiana, 3 anni di garanzia, perfetto. E vediamo un po', aia, vediamo un po' come è fatto. C'è un asciuco, ma almeno ha le prese direttamente nella parte posteriore. Dico questo perché alcuni UPS addirittura devi fare tu la presa, è un casino. Qui ci sono le due prese, quindi puoi attaccarci il computer, la televisione. E c'è scritto qui 36 mesi di estensione per la garanzia se lo registri a quel sito lì. Perfetto, carino, dai. Speriamo che sia di buona qualità. Qualcuno di voi l'ha provato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Devo dire però, rispetto a quello che avevo prima, la qualità mi sembra un po' inferiore, eh? Ma per 39 euro potrebbe starci. Infine, che cosa ho preso su Amazon? Questo l'ho preso assolutamente perché che cosa ho a lavoro? A lavoro ho uno Xidu Feelpad, fantastico, è un computer con Windows 10 e mi sono trovato benissimo per tanto tempo con quel computer. L'unica cosa, mi è caduto per terra, lo schermo si è rotto, non funziona più il touch. Funziona ancora la tastiera e tutto, però non funziona più il touch. E su Amazon in offerta ho trovato questo qui, sempre della Xidu, che è tornata dopo tanto tempo. Vediamo cosa c'è dentro questa confezione. Questo è sempre un portatile Windows 10, di quelli economici. Poi ho detto, sicuramente a qualcuno può interessare un computer economico. Avete visto quelli della Teclast, Chewy, adesso Xidu. Xidu secondo me è un'azienda che ha il suo perché. Vediamo come è composto questo computer. Questo dovrebbe essere una soluzione Dolly One. Vediamo, ecco qua, questo è il computer ed è molto leggero e piccolo. Questo è perfetto per chi come me ha bisogno di qualcosa di portatile e super conveniente. È tutto metallo, sia sopra che sotto. Apriamo. Ma che figata, raga! Ma si apre a 180 gradi, ma la qualità dello schermo sembra figo. Wow! Bello, 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 bello. Vediamo se si accende già. Ha la tastiera retroilluminata! Ha la tastiera retroilluminata! No, niente, niente. Questo potrebbe essere un best buy. La tastiera con il layout italiano, eccolo qui. Possiamo metterlo sopra. Così chi ha difficoltà con la tastiera americana può utilizzare questa qui, che si appoggia tranquillamente. Ecco, sicuramente se non ve lo faccio vedere voi non capite, giustamente. Ecco qui. Poi cosa c'è dentro la confezione? Dentro la confezione c'è questo foglietto. Vediamo cosa c'è scritto. Questa è una letterina, perfetto. Prodotto certificato, istruzioni varie. Guardate che figata. Questo non penso c'era. Questo non l'ho trovato nella descrizione. Bello. Da quant'è questa chiavetta? E poi nient'altro. Sicuramente lo proverò e vi porterò una recensione, ma le prime impressioni sono molto molto buone. Ho fatto già un disastro qua. Questo si chiama Tour Pro. Con il Feelpad mi sono trovato benissimo, ma già questo Tour Pro anche lui promette bene, molto bene. C'è anche il touchpad. Sono curioso di provarlo. Io adesso mi metto a giocare, configuro il computer. Per quanto riguarda tutti questi prodotti, trovate il link qui sotto in descrizione. Tra l'altro questo, se non vado errato,
anche la possibilità di montare un SSD. Ciao. Ciao Cortana. E sono qui per aiutarti. Dobbiamo mettere un SSD per espandere lo spazio. Niente, trovate tutti i link qui sotto in descrizione per questi vari prodotti. Io adesso Xido, trovate anche il link dei miei social network, seguitemi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!